come vedete dalle immagini, diciamo che sia via Bergamo che via Perez che tutto l'arco di via Oreto sono paralizzate dal traffico. Risaliamo un po' via Perez per farvi vedere un po' quella che è la situazione del traffico qui in zona Oreto Stazione. Come vedete si forma questa coda di macchine che va ad intasare tutte le varie parallele, via Bergamo, via Luigi Manfredi, via Mendola, insomma tutte le varie arterie, fra le quali anche quelle che portano ai due nosocomi che sono qui in zona, ovvero l'ospedale civico e l'ospedale policlinico, che proprio si trovano qui sulla sinistra a poche centinaia di metri. E abbiamo visto anche qualche mezzo di soccorso che ha faticato letteralmente a transitare. Ecco, ora noi scenderemo verso via Oreto per farvi vedere e capire un po' qual è il problema. In sostanza, le auto che salgono e scendono, perché qui via Oreto è a doppio senso di marcia, ovviamente si incontrano con tutto il traffico che proviene da via Bergamo, da via Manfredi, quindi da tutto quello che è il, ovviamente a cascata, dalla Guadagna, dal quartiere di Villa Grazia e da quello che è la deviazione che c'è all'altezza del Ponte Corleone di via della Regione Siciliana, che è poi la matrice di tutto questo problema, perché appunto le auto che si trovano nel raccordo sono costrette letteralmente a deviare su Villa Grazia e a impelagarsi nelle strette vie della terza circoscrizione. Da quanto siete nel traffico? Da mezzogiorno. Da mezzogiorno? Voi da dove venite, se ve lo posso chiedere? Trapani. Ah, quindi voi siete scesi, siete rimasti coinvolti? Io proprio non si cammina completamente. Grazie alla vostra testimonianza. Il problema si manifesta in particolare proprio durante le ore di punta, fra cui questa, che è la fascia oraria in cui escono ovviamente gli alunni, i ragazzi dalle varie scuole, quindi i genitori escono dal lavoro, e quindi tutti coloro i quali prendono un'auto, un mezzo, sono costretti ad affrontare tutto questo. Si palesavano le criticità relative al traffico sul Ponte Oreto, che ora vi faremo vedere, perché effettivamente anche a causa del semaforo di via Buon Riposo, che dovrebbe diventare poi lampeggiante in virtù della nuova ordinanza, si creano queste code. Qui siamo su via Stazione, come vedete anche qua, macchine che risalgono si inoltrano in via Oreto e si inoltrano sul Ponte Oreto relativamente, per poi proseguire per risalire verso via Oreto Nuova.